dal nostro commissario straordinario, dal presidente, della regione. Sicuramente gli immobili che non sono crollati e quindi completamente danneggiati potranno e dovranno essere recuperati mantenendo il loro valore storico, architettonico. Però questo è un tema sul quale la regione sta veramente anche facendo degli approfondimenti che probabilmente sfoceranno anche in nuove norme, perché purtroppo ci troviamo questo bellissimo patrimonio, almeno per noi è bello, che ha subito dei forti danni, la cui riparazione comporterà anche dei costi economici molto elevati, purtroppo, che non tutti i cittadini saranno in grado di sostenere anche a fronte di un contributo pubblico. Quindi la regione dovrà valutare qualche cosa che comunque metta tutti in condizione di poter intervenire e forse anche, diciamo, intervenire abbandonando, tra virgolette, le modalità di intervento che si sarebbero comunque invece dovute attuare in assenza del sisma. Questa è una materia veramente molto di evoluzione nella nostra regione, perché la mia è una risposta veramente estremamente vaga e non precisa, proprio perché anche noi tecnici dei comuni, non solo i cittadini, aspettiamo che ci vengano date indicazioni più precise sulle modalità di recupero del patrimonio storico architettonico. Ho sentito strada facendo, parlavo proprio con l'autista, che nel territorio ci sono molte costruzioni antiche, nobiliari, che erano proprietà terriere di antiche, che poi sono state anche poi ulteriormente da altre particelle. Sì, erano grandi, sì, erano famiglie, diciamo, grandi famiglie note, famiglie, diciamo, che avevano ampie estensioni di terreni, che poi ovviamente attraverso anche processi proprio di non solo attraverso le vendite, le situazioni di questi ampi fondi agricoli, ma la stessa realtà, quindi passati gli assetti proprietari che si sono venuti a formare nel tempo, ci sono effettivamente sì, anche funzionate. Il nostro è ancora un territorio agricolo, ma non è più l'agricoltura a prevalere come l'attività economica. No, quelli che erano gli edifici e il fondo, quindi la casa, che erano usati di servizio del fondo agricolo, si sono conservati, e tra questi appunto ci sono elementi, diciamo, di pregio, che sono tutti raccolti in quelle 400 e vanno insieme. È stato un lavoro veramente molto importante, che ha comportato ovviamente un'analisi molto puntuale del territorio, fatta anche sulla base di alcuni storici della Chiesa dello Stato, sulla base di altre organizzazioni storiche che si è riusciti, diciamo, un professionista attuale. Il nostro strumento di pianificazione noi l'abbiamo fatto molto, il nostro tecnico, noi abbiamo collaborato con lo staff di professionisti al quale l'amministrazione comunale ha preso l'incarico per la realizzazione. Quindi, diciamo, tutto questo lavoro di analisi, di valutazione del valore storico architettonico ha comportato proprio un'analisi, diciamo, storica.
dettaglio cartograficamente, vi è una fotografia, vi è un dato importante del fabbricato stesso, vengono messi in evidenza alcuni elementi architettonici e gli elementi decorativi di maggior pregio del fabbricato, e poi soprattutto nella parte terminale della stella viene individuata quella che è la cosiddetta categoria di intervento, vale a dire come si deve intervenire su quel fabbricato. Le modalità, la puntuale descrizione delle modalità di intervento sul fabbricato, quindi può essere un restauro scientifico, può essere un restauro e sanamento di tipo conservativo, che stavolta si articola nelle lettere A, B e C, e viene appunto individuata e descritta nei corrispondenti articoli del regolamento urbanistico edilizio. Quindi, nella buona sostanza, cosa deve fare il professionista che intende intervenire su questo fabbricato, su un fabbricato che ha anche questa particolarità? Deve, ovviamente, fare autonomamente, ma può fare ovviamente in collaborazione con l'ufficio tecnico, venire presso l'ufficio tecnico, fornire una individuazione cartografica del fabbricato stesso, che può essere fatta attraverso un estratto della mappa catastale. L'estratto della mappa catastale viene confrontato con la cartografia che il professore poi vi farà vedere. Questa cartografia, che è formata come quella che voi già avete visto del regolamento urbanistico edilizio, nel senso che sono quattro tavole che coprono tutto il nostro territorio comunale, quelle diciamo specifiche che mi dicono e che mi individuano il fabbricato sottoposto a tutela, sono caratterizzate dal fatto che contengono un numero a fianco del fabbricato, che è lo stesso numero che voi avete individuato e visto in alto nelle schede che avete avuto modo di guardare. Quindi, una volta appunto trovata la corrispondenza tra la localizzazione del fabbricato, diciamo che deriva dalla mappa catastale, la localizzazione e diciamo, l'individuazione del fabbricato stesso sulla cartografia del piano strutturale comunale, individuando questo numeretto qui, si va a vedere nella specifica scheda che è riferita a quel fabbricato come devo intervenire, quindi se con la modalità del restauro scientifico oppure con le altre modalità del restauro e sanamento conservativo nelle sue varie articolazioni. Quindi sì, certo, ecco, un altro elemento ovviamente importante, ogni comune del territorio, questo è a livello nazionale, ha il proprio strumento di pianificazione che può chiamarsi, nel nostro caso si chiama il piano strutturale comunale e regolamento urbanistico edilizio, perché i nostri strumenti sono stati diciamo aggiornati molto di recente, vale a dire nel 2009, e quindi ci siamo adeguati a delle normative regionali,